Eminenza Reverendissima e fratello Vescovo Joao, è con gioia che le do il mio saluto e il saluto dell'Arcidiocesi, di tutti i devoti dell'Arcangelo Michele e in particolare della congregazione dei padri Micaleiti che da 25 anni reggono con meraviglia questo luogo meraviglioso e solenne. Lei ci ha parlato dell'attenzione e della cura dell'Arcangelo in questo momento di pandemia. Vorrei aggiungere alcune osservazioni su questo territorio che è unico e meraviglioso per bellezza, ma come abbiamo ascoltato nella seconda lettura del libro dell'Apocalisse, Michele non sta solo combattendo una guerra nel cielo, ma sta combattendo una guerra anche sulla terra e su questa terra e su questo territorio. In meno di 2 anni, 1 anno e mezzo, proprio in una delle borgate del nostro meraviglioso Gargano e di questo comune di Monte Sant'Angelo, c'è stato un omicidio e 3 giorni fa un tentativo di omicidio e la vittima è ancora in prognosi riservata presso l'ospedale fondato da San Pio. Sono continui e numerose le minacce fatte alla buona imprenditoria che su questo territorio esiste e alle amministrazioni che cercano di rimettere in piedi una situazione che continuamente è segnata ed è stata anche sciolta per motivi di mafia. Non sono ancora venute meno, è una lotta questa. Nelle meravigliose insenature delle nostre spiagge garganiche, di questo promontorio che è anche riconosciuto dall'UNESCO per il valore universale, sono luoghi dove i mercanti della morte fanno le loro basi per fare arrivare poi le vie della droga non solo qui ma in tutta l'Europa. Non c'è solo una guerra difficile da combattere. Noi sappiamo che il male non può e non avrà mai la meglio. Al massimo allunga il suo tempo, espande il suo sguardo geografico, ma non vincerà. Abbiamo bisogno di rispondere, di non rimanere nel silenzio e come Chiesa, oltre che di indignarci, di denunciare, ma soprattutto di consolare e di far crescere la speranza nella vittoria del bene. E San Michele ce lo dice e ce lo ricorda. Questa terra è anche terra di accoglienza, di arrivo dalla cosiddetta rotta balcanica e negli ultimi decenni i segni sono stati grandi e la Puglia ha dimostrato la sua capacità di accoglienza non solo all'Italia ma all'Europa intera e di pochi giorni fa, in questa settimana, l'arrivo di un gruppo di 35 emigrati, di cui 12 bambini, numerose donne a Vieste su un barcone e la rotta balcanica che i nostri fratelli afghani e pakistani continuano a percorrere. Erano afghani, 40 anni di guerra civile e di terrorismo e di fondamentalismo continuo. Ebbene, la nostra terra
segnata da questa lotta e capace di accoglienza, e lo è stato. Vogliamo affidare a San Michele questa continua azione di lotta e certezza vittoria del bene sul male. Ma questa terra è anche terra, e mi rivolgo al prefetto della vita consacrata, di una storia antichissima, fin dal primo millennio, di vita religiosa nelle forme più varie, e oggi segnata in modo particolare dal grande carisma di San Pio da Pietrelcina. Ma è anche una terra che a volte, da certe forme che si presentano come vita religiosa, insidiano, ripeto, insidiano quella che è la vera natura della vita consacrata, e in forma carsica riemergono in vari modi. Credo che lei lo sappia bene ed è mio dovere ricordarlo. È anche una lotta interna alla Chiesa per saper discernere e salvare i carismi veri e autentici, e qui non ne mancano, e da qui sono partiti e si diffondono carismi veri come quello di San Michele e di San Pio. Nel dirle tutto questo, il nostro grazie per essere presente e la sua attenzione verso la nostra, il nostro territorio, la nostra Chiesa, che seppure piccola è una Chiesa di frontiera ed è una Chiesa a cui moltissimi guardano per la santità che qui è nata e che da qui risplende. E il grazie particolare poi lo voglio dire ai padri Michaleiti, che conoscevo già dal mio presenza e vita in Polonia negli anni 90 per il 100 anni del riconoscimento canonico della congregazione e per i 25 anni di stupendo servizio nel nostro santuario di San Michele. E l'augurio che questo servizio continui e dia quei frutti sperati, facendo emergere la verità del culto micaleitico guidato dalla spiritualità del Beato Bronisualo. Grazie a voi, grazie a lei, grazie a tutti i presenti.